Easy Order Web è l'applicazione della famiglia Easy Order per inserire ordini dal web. Può essere utilizzata insieme o come alternativa a Easy Order App, avendo in comune la stessa struttura e le medesime logiche di funzionamento. In più, Easy Order Web può essere utilizzata oltre che dagli agenti, anche direttamente dai clienti per inserire ordini. A seconda di chi si connette, agente o cliente, vengono visualizzate funzioni e maschere differenti. Vediamo ora come inserire un ordine da parte di un agente. Dopo aver inserito utente e password, si entra nel sito. A sinistra abbiamo il menu di navigazione. Nella sezione Ordine troviamo Nuovo ordine. È possibile selezionare un cliente in differenti modi, inserendo il codice o il nome, o utilizzando la funzione Seleziona cliente che mette a disposizione i filtri per una ricerca avanzata. Selezionando il cliente vengono precaricati i dati di default che, se previsto, possono essere modificati. Viene inoltre abilitato il pulsante Scheda cliente che permette di accedere in visualizzazione alle informazioni principali del cliente selezionato. Queste informazioni sono ovviamente visibili perché siamo entrati come agente. Al cliente vengono visualizzate maschere ridotte ed è limitata la modifica dei dati preimpostati. Entrando come cliente in Easy Order Web viene precaricata la propria anagrafica. Sono visualizzate alcune informazioni come scadenze e storico ordini e sono bloccati campi come sconti e listini. Nelle sezioni Controparte e Dati Documento abbiamo i dati di default dell'ordine. Nelle righe inseriamo gli articoli dell'ordine. Come per la selezione del cliente, anche in questo caso possiamo fare un inserimento veloce, conoscendo il codice o la descrizione dell'articolo. O possiamo utilizzare la funzione Cerca articolo, dove possiamo fare ricerche avanzate utilizzando i filtri e dove sono visibili le eventuali immagini associate all'articolo. In scheda articolo accediamo alle informazioni dell'articolo selezionato e a tutte le immagini associate. Qui troviamo l'anagrafica, le varianti, codici aggiuntivi, giacenze, listini e contratti, ultimi prezzi, storico ordini e documenti, cioè eventuali file legati all'articolo. Nella sezione Totali possiamo inserire le ultime informazioni per completare l'ordine. Una volta salvato, entrando nella sezione Inseriti, vediamo l'elenco degli ordini in bozza e inviati. Qui, selezionando le righe in bozza e cliccando su Invia ordini, mandiamo gli ordini al gestionale. Nella sezione Storico, invece, abbiamo la possibilità di vedere tutti gli ordini dei clienti assegnati all'agente, confermati e reinviati dal gestionale. È possibile inoltre visualizzare l'elenco delle scadenze, sempre filtrando per ragione sociale del cliente o per data scadenza. La nuova sezione Statistiche permette di conoscere gli importi o le quantità di fatturato o ordinato. I dati sono raggruppati per mesi e per clienti, articolo, zona o gruppo merceologico. È inoltre possibile confrontare i dati tra due anni consecutivi. In archivi troviamo tutte le informazioni su clienti e articoli, come abbiamo visto prima, ma senza dover entrare nell'ordine e selezionare un cliente. Infine, la sezione Documenti mostra eventuali file allegati che l'azienda vuole condividere con l'agente o il cliente.